Allora, volendo possiamo, però me la tengo ancora come al solito fino a domenica, lunedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, 4 giorni, quindi ne mancherebbero 6. Nel caso mi chiedesse un'altra richiesta e è scomparso qualcun altro. Quindi per la prima volta direi spazzoliamo il cane. C'è una spazzola per animali ai piedi di Koromaru, chissà se vuole dirmi di spazzolarlo. Chissà, forse vuole dirti di menarlo con la spazzola invece. Dai, spazzoliamo il cane. Che bellino che è, sembra contento. Forse dovrei finire di spazzolarlo. Perché ti sei fermato, Fra? Ti prego, continua. Sembra che Koromaru voglia che continui a spazzolarlo. Per favore, spazzolami ancora. Bene, ancora un po' allora. Grazie, Fra, grazie. Aegis, dove sei? Mi serve la traduzione. Sta aspettando pazientemente che continui. Cosa mi ha regalato sto giro? Koromaru è tornato con una Mad Bull. Le ipotesi più probabili sono o che l'ha ciullata dalla macchinetta questo, o che ha preso una monetina, l'ha infilata dentro, ha schiacciato il bottone, ha aspettato che scendesse e l'ha presa e ce l'ha portata. Comunque, bravo cagnolino. Grazie, Fra, grazie, grazie. Koromaru è molto felice, magari lo spazzolerò ancora, ovviamente. Dai, penso che lunedì sera possiamo entrare. Penso sia la giornata giusta. Sento la gente che parla. È la mia impressione, ultimamente i casi delle persone svenute sono aumentati. Sono di nuovo dappertutto sui notiziari. Tutta la situazione mi mette a disagio. E se iniziassero ad accadere in tutto il mondo? Ehi, non dire così. Il numero delle persone prive di sensi sta aumentando di nuovo. Però qui, non nel mondo. Quindi per adesso è circoscritta la cosa, per quanto comunque preoccupante. C'è Yuko? No, non c'è Yuko perché lui è disponibile, che palle. C'è però Odagi. C'è Fuka. Fuka! Oh, piccola anche lei, Fuka! Oh no! Star-kun, hai da fare? Se per caso ti viene fame... Scusa, ho da fare un attimo, scusami. Scusa, non è la risposta che volevo darti. Volevo vedere esatto lui. Quanto tempo è passato da quando l'abbiamo fatto? Anche lui però non tanto, credo. Però lui sta passando un sacco di tempo, forse... Allora, Fuka, ti chiedo scusa. Devo occuparmi di un'altra persona prima, ti chiedo scusami. Me ne occupo almeno una volta. Almeno una volta perché è da un po' che non lo stiamo cagando. Solo per quello. Però lui è la stella, cavolo. Se tutto va come persona 4, c'ha L, quello lì. Poi dobbiamo occuparci anche di lui, cavolo. Più andiamo avanti, più mi sto preoccupando del fatto che magari non riesco a finire tutti. Persona 4, sfortunatamente, non ci sono riuscito. Stupidamente anche, magari, perché... Forse sarei riuscito a incastrare meglio alcuni eventi, però non ne sono sicuro. Ok, quindi mi hai aumentato la quantità di persone nuove che posso fare. Tipo Belzebù. Due debolezze per una persona di livello 81, mamma è tanto, eh. Però Koryu, mamma mia che bello. Non ha neanche debolezze. Quasi quasi, sai che... Lui una speranza gliela do. E cioè, abbiamo anche Alice, ci manca solo Titania. Cioè scusami, Oberon lo becchiamo a livello cos'è 10 e Titania al 49. Alla madonna, c'è un po' di disparità qui, eh. Norma invece, che era una bella persona di vento e che la usavamo anche per curare se non ricordo male, ha solo una debolezza. Alice ovviamente solamente alla luce. Fammi vedere una cosa. Bunkichi, guarda, lo sapevo che eri tu che eri scomparso. Scomparsa segnalata dalla moglie. La sera era andato a passeggio dopo un corso privato e era in un locale, andato in bagno e non è più tornato. Ah wow, questa è brutta. Ehi, ma dove è finito? È caduto nel cesso. Ok, ti chiedo scusa, è da un po' che non ci vediamo. Ehi Star, come va? Vuoi mangiare un boccone? Solo perché è passato un po' di tempo, eh. Oh, ti va bene, allora ok. Che dici di un po' di ramen, visto che sei già qui? Madonna, sempre qua finiamo, eh. Ah, è proprio buono. Ok, già abbiamo un inizio di backstory. Alla madonna. Eh beh, ci sta. Come mai mangi gratis? Per via della tua bravura atletica? Avrei un sacco di pressione addosso, ovviamente. Eh beh.
どううまく付き合うかだろ。ところでお前、ライバルはいるか？Me stesso, perché sto cercando di gestire tutto quanto. そうだな。いつだって自分が最大の敵でもあり、味方でもある。わかってるじゃないか。Lo so, lo so, sono sportivo anche io, non credere. 俺にはもう勝ちたい選手がいない。部活の Tranne te. 練習相手にもなら、俺には競い合う相手が必要だ。Vuoi andare alle Olimpiadi? 本気で陸上やってみないか？俺と一緒に高めを目指そう。お前となら高め合える気がする。La Madonna. Ayase, vedo del potenziale in me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Guarda, onestamente, non sei male, però abbassa un po' le aspettative. Mata, training no aimani demo ao. Lo so, ti chiedo scusa se è passato un po' di tempo, però sai, ho una miriade di cose di cui occuparmi e occuparmi di tutti, beh, è un'impresa. Okaeri. Che si dice, coso? Presto ci sarà un'altra luna piena e dato che Chidori sta migliorando dovremmo tornare ad allenarci. Per non parlare di quei tizi apatici, sono ovunque. Lo so, hai ragione. Allora, tu vuoi vedere la TV. Tu invece sei a posto con la cucina. Credo che di sopra ci sia... Esatto, lei, ma l'abbiamo fatta, quindi... Secondo me l'hanno fatto apposta, nel senso, tu ti occupi di due confidant. Una volta fatti confidant, ti occupi dei tuoi compagni. Il tempo ce l'hai, lo fai, finito, pronto. Tu devi guardare la tua serie, quindi andiamo. Ho appena noleggiato un DVD, è un film straniero con un detective tostissimo. Ho un po' di tempo libero, per cui... Andiamo a guardarlo assieme. Se sei libero, ti va di guardarlo con me. Andiamo. Ok, organizzo tutto. Aspetta il finale. Esatto. Adesso film muore a caso. Più. Ecco, ti pareva. Sì, come no. Il principe detective. Ho aumentato il mio coraggio. Peccato che non mi serva a niente. Mi serve aumentare il sapere. Lo so. Il sapere è stata la statistica che ho buildato fin dall'inizio, sapendo che mi serviva. Certo, la prossima volta li guardiamo, dai. Mi aspettavo qualcuno all'inizio della porta. Mettetevi seduti e iniziamo. Non lo leggerò mai quella roba lì. Di solito questa lezione è di matematica, giusto? La prof Miyahara non si sentiva bene, quindi oggi la sostituisco io. Dato che vi aspettavate una lezione di matematica, oggi vi parlerò della numerologia. Che c'è anche in Hogwarts Legacy, numerologia. La numerologia è un tipo di magia che vede il mondo attraverso un sistema di numeri. In sostanza, chi la pratica converte la matematica in la magia in numeri. I numeri hanno un potere. I numerologi non fanno altro che sfruttarlo. Alcuni dicono che il primo vero numerologo fu Pitagora. Lo conoscete per il suo teorema, ma in realtà era ben noto anche per lo studio delle arti magiche. Insieme ai suoi studenti fondò la cosiddetta scuola pitagorica. Si accorse che ogni cosa esistente in questo mondo corrispondeva a un numero. Consideravano maschili numeri dispari e femminili a quelli pari. Cercarono anche di verificare l'esistenza di numeri sacri e non. I pitagorici si concentravano sui numeri 1, 2, 3 e 4 perché la loro somma fa 10, che rappresenta la completezza. Quindi i quattro numeri più importanti in assoluto erano considerati sacri. Sono conosciuti come tetrakids. In seguito altri avrebbero costruito sulle basi numerologiche gettate dai pitagorici. Studi della relazione tra i nomi e i numeri sono stati fatti anche in tempi recenti. Diamo un'occhiata più approfondita, che ne dite? Vi insegnerò un metodo per interpretare il significato del vostro nome. Includete anche il secondo nome, mi raccomando. Ora convertite ogni lettera in un numero. Uno per la A, due per la B e così via. Poi fate la somma di tutti i numeri. Se la lettera è un numero a due cifre, come il numero 14 per la N, prima sommate le due cifre per ottenerne una sola. Continuate a sommare finché non vi rimane il numero tra 1 e 9. Imparando a riflettere sulle proprietà di questi numeri è possibile determinare le caratteristiche della persona in questione. Praticamente il vostro numero rappresenta la vostra personalità generale.
Ehi, mi state ascoltando? So che sto dando i numeri, ma non addormentate. Ecco una domandina per vedere se eravate attenti. Se sbagliate i numeri vi tormenteranno anche durante il sonno. Chi potrei... ovviamente, guarda. Qual è il nome collettivo di quattro numeri sacri per la numerologia? Tetrakids. Corretto, le tabelle attuariali predicono un numero felice per te. Dirò qualche altra cosa sulla numerologia e nomi prima di finire. La numerologia è utile anche per discendere l'interiorità, l'immagine pubblica, il futuro e così via. Convertite le vocali del vostro nome in numeri e poi sommatele, in modo da diventare il vostro io interiore. Poi fate lo stesso con le consonanti per ottenere l'immagine che mostrate agli altri. Applicando lo stesso metodo alla vostra data di nascita calcolerete il vostro futuro. Ma assicuratevi di usare il calendario cristiano per questo calcolo. La numerologia permette anche di valutare la propria compatibilità con un'altra persona, aggiungendo le cifre della vostra data di nascita a quelle dell'altra persona. Potete... Lasciamo il discorso a metà ormai. Ah, che bello, Yuko è disponibile oggi. Yuko tesorino, dove sei? Eccoti qua, ciao. Oh, Star-kun, se stai uscendo ti va di andare da qualche parte? Abbiamo tutti bisogno di staccare ogni tanto, no? Sento di potermi avvicinare, dai. Ottimo, che ne dici dello Shagall? Lì possiamo parlare tranquillamente. Allora non sono scemo io, lo vedo che c'è il rosso sulle guance. Vabbè, quella lì è innamorata dei numeri, come la numerologia di oggi, guarda, era perfetta. Vedo che ti impegni un sacco comunque. Sì, lo dico sì. Beh, dipende. Sì? Ok, ma ora invece? Vuoi fare l'allenatrice? Oh, che carina. L'allenatrice. Beh, in realtà tutte e tre sono comunque giuste, però istruttrice. Ex vice coach, la madonna. Allora, c'avevo ragione. Beh, sei stata brava tu, Minchia, 350 ore sono tante. Beh, è una bella cosa comunque. Beh, quando diventi genitore è strano a volte. Allora, lei sicuramente... Yuko sembra essere grata. Forse adesso sta esprimendo comunque un affetto sincero. Magari non da amore, però lei ci tiene tanto a noi. Mentre invece Chihiro proprio ce l'ha detto, ti amo, punto. Però magari in realtà forse dovrei stare zitto e aspettare che finisca di parlare. Sento che il mio rapporto con lei si è rafforzato. Beh, però siamo al rango 9, eh. Qua ci si confessa oppure ci si sta zitti. Ecco, lo sapevo. Perché lo fai? Ma per cosa? E perché non avresti dovuto farlo, d'altronde? Puoi contare sempre su di me. Perché mi piace un sacco. Perché sei troppo puccina, mamma mia. Sembra inquieta. Mi conviene scegliere attentamente le parole. Allora, oggettivamente sono così con tutti. Però è perché ti amo. A sto giro, no, sto giro. Eh?
Non sapevo che era questa la reazione. Perché queste ragazze sono così maledettamente stupide, lei e Cie, che non lo capiscono, che è proprio quello il fascino. Non l'avete capito che è proprio quello che mi attrae di voi due. No, non è un sogno. Ti amo, Yuko. Divento tutta rossa in faccia. Con gli occhi sgranatissimi e tutta rossa in viso. Sto per sciogliermi. Grazie a te. Una persona speciale. Ho intrapreso un rapporto speciale con Yuko. Ora non si torna più indietro. Eh beh. Devo scappare, scusami. Oh. Che piccina che sei. Dopo aver salutato Yuko, decido di tornare al dormitorio. Che bello. Ehi, come mai sei così felice oggi? Ve lo spiego poi. Allora, abbiamo il film con Sanada, le piante siamo a posto, il cibo siamo a posto, quindi andiamo. Sai cos'è il lettore DVD qui? Pensavo che potrei utilizzarlo una volta ogni tanto. Ho una compilation di grandi incontri delle leggende della box. Guarda le tecniche dei professionisti, di certo ci tornerà utile nelle nostre battaglie. Guardare il DVD aumenterà il coraggio. Vabbè, ormai. Vuoi guardarlo insieme se hai tempo adesso? Guardiamolo allora. Va bene, iniziamo a guardare. È vero, quello è vero. Uno che sa parlare. Un gioco di gambe bello veloce. Boxing. Esatto. Tu poi sei mingherlino, passami il termine. Quindi devi essere rapido. Dai, ci sto. Dobbiamo guardarne altri tre, quindi altri due. Quindi mi serve l'ultimo sprizzo di sapere per andare con la senpai. Ti fa divenire a menare il sacco. Dai, andiamo. Però non ha fatto tipo le cose da imbarazzato. Ha detto proprio dai, andiamo, ci sto. Manca poco il programma. Che cosa vendi oggi? Un ottimo regalo non solo per i bambini, ma anche per gli adulti che vogliono sentirsi giovani. Iniziamo con Gate Radio Comandato. Resisterete al desiderio di giocarci? Io non credo. Oh santo cielo, che meraviglia. Ma aspettate, non è tutto. Vi regaliamo anche un robot ipermetallo. Indovinate quanti? Uno. 19.000 yen. Vabbè, magari le scarpe sono buone. Vediamo. A questo punto potrei aspettare fino alla consegna del pacco, quindi fino a martedì. Senza quasi accorgermene. Adesso arrivo, Fra. Ehi, Fra, t'a posto? Tu... Scusa. Se non ti dispiace, resta finché non avrò ripreso fiato. Pensa che stronzo andartene adesso, proprio mentre questo qua sta crepando. Grazie. Pensa proprio andartene mentre questo qua... Sto morendo, aiuto. Poverello, vabbè. Scusi, ho samatte kita. Arigato. E pensa che tu non mi volevi all'inizio, quindi. Minchia, che depressione, madonna. Cioè, io capisco, però, cavolo. Beh, tu conti i battiti, io conto i giorni, però non ti posso dire perché dobbiamo superare tutto questo. Lui non vuole essere confortato, lui vuole parlare. Ma
Forse hai bisogno di uno scopo. Esatto. Se potessi parlarti, ti direi tante cose. Che nonostante tu stai per morire, c'è molto ancora che puoi fare. Vai tranquillo, sto finché me lo chiedi. Non sforzare di parlarti, vai tranquillo che io resto qua, tranquillo. Però cavolo, ha già la forza di venire qui ogni domenica, comunque a livello di confident lui ha bisogno. Cioè lui ha bisogno di qualcuno con cui parlare. Grazie a te. La mia presenza ha confortato Kamiki. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Giovane morente, mamma mia. Sempre brutto da leggere. Di già, ma c'è ancora il sole. La prossima domenica di sicuro se non succede qualcosa. Ho salutato Kamiki e sono tornato al dormitorio. Ok, ci sei tu per cucinare e tutti gli altri? C'è Mitsuru che deve finire di leggere. Se non hai da fare vuoi unirti a me, Star? In realtà vorrei sentire cosa ne pensi di questo libro. Aumenterà il mio sapere e potrebbe ottenere una nuova abilità. Perfetto, andiamo. Va bene, andrò a prenderlo. Beh, la storia è fatta da chi la scrive spesso. Fammi andare avanti almeno. Il libro parla dell'ascesa al potere di una donna. Ebbe una vita turbolenta segnata da astuzia e politiche dietro le quinte. Dopo aver fatto questo ho aumentato il mio sapere. Ti prego, ti prego, ti prego. Che palle! Quanto sapere ho bisogno! A che cosa? Disse la regina di ghiaccio. Ma troppo duro vuol dire diventare un despota. Lo so. Purtroppo spesso sì, però tutti troviamo la nostra felicità prima o poi. Purtroppo molti hanno una vita difficile e non trovano la felicità, però anche nelle piccole cose spesso qualcosa si può trovare. E spero che la tua nuova abilità sia utile. Già. Mitsuru sembra soddisfatta della lettura e ottiene super danno da alterazione. Aumenta di molto le chance di critico su nemici con alterazioni se Mitsuru è in battaglia. Il che vuol dire lei e Junpei assolutamente devono sempre stare assieme. Già, io ne ho di potenziale. Hai un buon occhio. Stai esagerando, dai. Era bella anche l'altra, però non volevo esagerare, dai. Minchia, hai voglia. Dai, che così domani entriamo nel Tartaro. Massimo martedì. Oyasumi. Buonanotte anche a te. Oh, non me l'aspettavo. Pharos addirittura? Ciao. Strano vederti. Ah beh certo, mi devi dire che manca poco, No, non credo, vai tranquillo. Già che me lo dici così vuol dire che sta per succedere qualcosa, Farò attenzione. Lo so, mi viene a svegliare apposta. Pensa un po'. È vero, non ci avevo pensato che manca una settimana.
Però o domani o martedì siamo dentro, quindi vai tranquillo. Elizabeth non credo che mi chiamerà ancora, spero. Vediamo, cosa avete da dirmi? Sento la gente che parla. Nel mio quartiere c'è qualcuno che mostra i sintomi. Qualcuno anche nel mio, che paura. Alla TV dicono che non è contagioso, ma sento che è un segno della fine del mondo. Wow. Non scherza, è la fine del mondo, è impossibile. Non avete visto la nebbia che arriverà un giorno, allora? Abbiamo già visto che qualunque numero diviso per zero è indefinito, vero? Oh, non l'abbiamo fatto? Era un'altra classe? Beh, comunque ve l'ho appena detto, passiamo oltre. Wow. Per il prossimo problema la risposta è 8. Oh, non pensate che l'8 sia proprio un numero grandioso? Quasi bello come il 9 con la sua codina ricurva. Ma ehi, il 2, non molti lo apprezzo, ma il 2 è grandioso. I numeri sono tutti adorabili, vero? Wow, ho sonno. Sai che ti giuro dormirei per non ascoltarlo, ma devo aumentare il mio sapere? D'altro canto, però, segni come la radice quadrata e il sigma hanno un aspetto molto più raffinato. Metteteli assieme ai numeri e potrete esprimere qualunque concetto al mondo. Cuore, mente, emozioni sono tutte sinapsi che si accendono nel cervello, per cui si possono esprimere in numeri. Oh, ma tutto sto giro di numeri, cosa sta succedendo? Il prossimo esame è solo matematica? Non è strabiliante cosa sono in grado di fare quelle incantevoli cifre? Wow, soprattutto quando ti vengono dentro il portafoglio. Ti prego... Io ti giuro, non ho... Quanto cacchio di sapere mi manca? L'abbiamo buildato fin dall'inizio, non è veramente possibile. Allora, lui è disponibile, quindi Yuko non lo è, mannaggia. Volevo finire, volevo andare via con lei, mano nella mano per sempre, guardando il sole. E ti dico, per quanto Fuka sia da iniziare, stiamo un attimo ignorando Odagiri da un po'. Mi chiedevo, avresti del tempo? Potrei, però devo andare da Odagiri. Devo lavorare un po'. Mi fa perdere tempo, ma lo stiamo ignorando da troppo. Abbiamo Raja Naga, ma mi toglie sia Oni che Ose. Le migliori persone che ho. Cioè, è debole solamente al fuoco. Le mie due persone migliori per fare sto coso. Io sono Raja Naga. Brandirò per te il potere del mio clan. Annulla perforazione. Beh, non è male. Minchia, succube. Come fa a essere una persona che persona 5, questo lo incontri nel primo dungeon a livello 5, a essere una persona di livello 47 con 41 di magia? Dai, andiamo al consiglio studentesco solamente perché sennò facciamo passare troppo tempo. Dobbiamo giusto un attimo recuperare. Purtroppo sti incontri qua... Mi rompono le palle perché non c'è modo di recuperare se non proprio andandoci. La visione delle cose è piuttosto interessante. Lo so. Dai, la prossima volta. Almeno abbiamo fatto un po' di tempo assieme, così non facciamo passare troppo tempo tra una visita e l'altra. È solo precauzione, ovviamente. Ehi, sono un'altra settimana. Lo so. Allora, tu vuoi guardare ancora la TV, vero? Però c'è anche Junpei di sopra. Junpei sono sicuro che aumenterà il critico a bestia. Però sono anche curioso di vedere che cosa aumenterebbe Koromaru. Arriverà un giorno in cui non ci sarà niente da fare neanche con loro e avrò tempo per stare al computer. Aumenterà però il mio sapere, quindi... Cagnolino, vai sul divano. Un altro episodio del docuserie del Branco di Lupi. Questa volta il lupetto dispettoso gioca con il padre. Oh... Tu pensi al tuo papino che non c'è più, vero? Esatto. Coccolino. Ti manca la tua famiglia, vogliamo proseguire? Sì, mi mancano. Sono triste, ma coccolami. Koromaru imbambolato davanti alla scena, negli occhi scorgo tracce di nostalgia, ma è girato, come fai a vederlo? Chissà se gli mancano i genitori. No, sono felice di stare con voi. Osservare la vita selvaggia degli animali mi ha aumentato il sapere. Speriamo, dai, ti prego, per favore. Adesso mi sparo. Bow bow. Sembra che la sua serie di documentari sui lupi non sia ancora finita. La guarderò la prossima volta. Dai, le armi siamo a posto, le cose siamo a posto. Domani entriamo, basta. Non abbiamo null'altro da fare. Chi è disponibile oggi? Non c'è neanche Fuka, pensa un po'. Allora, non c'è Odagiri, non c'è Fuka, non c'è nessuno. Il club di economia domestica è disponibile e anche quello d'arte. Credo, esatto. Ah, però Koromaru, io farei anche lui. Visto che possiamo, guarda, ti chiedo scusa, proprio davanti. Ehi, vieni dentro. No, passiamo il tempo con lui, vediamo come sta. Continuiamo a guardare la gente che passa. Mi manca la Drer e chiedere i soldi come stazione centrale. Chi è? Chi è? Chi è? Chi c'è? Ah, una bimba con i fiori.
Che è successo? Fai un bel respiro. Si è incastrato da qualche parte. Oh no! Koromaru, aiutami! Ci penso io, fra! Andiamo! Dai, ti seguo, tu fai strada. Ma è Koromaru nero! Aiuto, per favore! C'è un ragazzo in cima ai tubi dell'arrampicata. Ehi, fra! Smetti di dare fastidio al cane, al bambino! Koromaru sta cercando di ragionare col cane. Che vuoi tu? Vai via! È una questione personale ora! Scusami, non volevo offenderti! Mandiamolo via, forza! Levati dal cazzo! Guarda che t'ammazzo! Ho un coltello io! Ma scusa, scusa, non volevo offenderti, me ne vado! Koromaru, arigato! Arigato! Sono stato bravo! Qualcuno mi aiuti! Vabbè, dai, non è difficile! Ho aiutato un ragazzino a scendere! Di nulla. È tutto merito di lui. Koromaru, arigato. Di nulla. Sì, ti ringrazio. È un cane santo. Ma certo che lo fa. È un bravo cane lui. Sono un bravo cane. Ho scoperto perché Koromaru si scorgiola al sole. Senti, comprenderlo un po' meglio. Oh. Io e tutti i miei amici. Beh, non proprio. Non è la stessa cosa. Mi danno da mangiare, mi trattano bene. Mamma, mi sono fatta la pipì addosso, mi ha inseguito un cane. Arigato. Ciao ciao. Ho aumentato il mio coraggio. Avrei preferito il sapere, ovviamente. Però vabbè. Sono dettagli quelli. State attenti la prossima volta. Oh, i fiori. Ci sono dei fiori stupendi posti qui, sembrano nuovi. Che servono a commemorare il sacerdote? Ma certo. Io e Koromaru siamo tornati al dormitorio. Parapaparapam. Com'è andata oggi? Starkun ha scoperto cosa che non va alla macchia della sala di comando. Ancora? Mi ha chiesto di andare a dare un'occhiata, ma non ho idea di come funzioni. Sembra che si rompa sempre almeno una volta al mese. Oh, non ti preoccupare, non ci rallenta con le missioni e cose simili. Vabbè, andiamo a vedere il filmato allora. Cacchio, però te hai l'ultima volta con i fiori, vero? Volevo entrare stasera, però se ci dà l'ultima abilità di fuga, tanto meglio. C'è un nuovo video, andiamo a guardarlo. Chi sarà questa volta? Secondo me è Ragaki. No, è Fuka. In costume. Non dovrei guardare questa roba. Sarebbe, sai, privata. Non dovremmo guardare. Beh no, ma proprio zero mai. E hai scelto un bel costume, tra l'altro. Ma smettila che sei carina. Sei carina anche tu, eh. Non sei il mio tipo, ma sei carina. Che cosa farà? Cos'è? Ma porca troia!
Come faccio a guardare Fuka in faccia dopo di questa scena? Adesso esplode. Il solletico? Ecco, ti pareva. La poverina. Aiuto, sto morendo. Aiutami, ti prego. Questa è carina come scena, eh? Effettivamente è un po' ambigua, con anche il rumore di sottofondo. Aiuto. Poverina. Ma poverina, che registrazione termina qua. Sai che sarei in imbarazzo a vedere una scena del genere. Cioè, non io, però il personaggio per come è, madonna mia. Adesso vedrebbe Fuka in faccia. Hai guardato la registrazione? Che succedeva? Oh, giusto, ho lasciato la roba nel frigo, che ovviamente sarà scomparsa. Quanto ci fai? Accanto ci sono degli snack con un messaggio. Ho ricevuto questo regalo, potete prenderne. Aragaki, cioccolato Yaba. Ottimo. Quando è la prossima volta che è libero? Il 25, tra un mese, madonna mia. Ma per avere un po' di spazio in sto frigorifero devi fare la richiesta al comune ogni volta. D'accordo, Fukina. Io pensavo di entrare nel Tartaro, però se tu vuoi fare l'ultima volta le piante... Vorrei controllare i vasi sul tetto, se possibile. Sei libera adesso? La qualità dei frutti potrebbe migliorare e apprenderebbe una nuova abilità che, adesso che entriamo nel Tartaro, potrebbe essere utilissima. Quindi, andiamo. Andiamo sul tetto. Sì, perché mi ha aiutato anche Shinji, quindi. Beh, siamo sul tetto, più luce di così. È tutto merito tuo, anch'io ho lavorato sodo e troppo presto per rilassarsi. Beh, sei stata brava. Sono piante, sono esseri viventi. Ma anche tu lo sei. Non sei l'unica, tutti l'avete fatto. Tutti quanti. Ha detto la stessa cosa anche Shinji, tra l'altro. Lui le ha potate, ha preso quelle vecchie e sono ricresciute e tu che te sei presa cura. Eh già. Continuiamo così allora. Ora sono più forte di prima. Lo sarai di sicuro, ne sono certo. Fuka guarda amorevolmente le piante che abbiamo fatto crescere. Quindi apprende una nuova abilità che è... Mitica debolezza, riduce di molto i danni subiti se si viene colpiti dalle proprie debolezze. Perfetto. Ottimo. Vai pure allora. Vai, ti lascio allora con le piantine. Andiamo. Guarda, sprecare questa, tra virgolette, sprecare quest'ultima serata prima di entrare nel Tartaro, guadagnato tutto. Già aver preso la sua abilità ne è valsa la pena. Ehi, come va? Tutto a posto? Tutto a posto. Grande, ide mio, vado alla grande. Devastiamo quelle ombre, rendiamo il mondo un posto migliore. Entriamo nel Tartaro allora stasera. Dunque, tu non sei disponibile, il che è perfetto. Così possiamo concludere questo giro prima di entrare nel Tartaro con una grande bella notizia, ovvero siamo fidanzati. No, Star-kun, fai qualcosa oggi, sennò ti va di unirti a me? In che senso? Andiamo, tesorino?
Oh, perfetto. Ti va di venire di nuovo da me? Volevo darti una cosa. Mamma mia, nulla di che davvero, volevo solo darti qualcosa, niente in particolare, va bene? Io non ho parlato. E tu che cosa hai fatto? Sì? Allora, posso solo dire che per quanto tutto quello che abbiamo fatto con lei è stato interessante, avrei preferito comunque vedere, sapere, fare qualcosa di riferito a questo atto di bullismo. L'avrei preferito. Certo, adesso lei dirà: io ora sono cresciuta, l'ho affrontata come i bambini hanno affrontato, quelli più grandi e tutto il resto. Però avrei voluto anche vederla. Brava. Da quel giorno ha messo ancora più gomme nell'armadio. Quindi arriviamo noi e la meniamo. Che bellina che sei, Madonna Santa. Beh, più tranquillo del tuo letto. Di cosa si tratta? Dai, stendiamoci, porca miseria. Sì? Oh, che piccolini. Sì, è stato proprio un bel gesto. Ma tu di più. Ma smettila. Che cos'è? Vediamo. Lettera dei bambini. Ah, beh, certo, è vero. Adesso è vero, però. Hanno ragione. Madonna mia. E quindi che cosa vuoi fare? Lasciamo l'immaginazione. E sei incredibilmente carina, mamma mia. Mamma mia. E anche io sono felice. Guarda, stasera non torno al dormitorio piuttosto. Ha espresso il suo amore per me. Oh. Chissà se è come Persona 5 che quando c'è una relazione diventano cuori. Non penso. Persona 5, diciamo, sotto quel punto di vista è un po' più, passami il termine, pacchiano, tra virgolette. Mentre qua comunque rimane tutto serio. Il potere della forza. E allora questo forse è Asura. L'altra volta per chi ho detto Asura? Per il carro. Ti concediamo di creare la forma definitiva dentro di te. Lo so. Ti ringrazio. Vediamo. La forza. Sì, è diventato i cuori. Dai, c'avevo ragione. Ammetto, non pensavo che l'avrebbero fatto. Bel gesto, bel gesto. Quindi, Atabaka, il re generale saggio. Ho presente Atabaka, ma non mi ricordo che forma è. Oh. Oh. Ho passato una serata speciale con Yuko. Ehi, Coso, come mai sei così rosso in faccia? Poi te lo spiego, Junpei. Oh, il mio pacco. Ehi, tu sei lì al computer. Mai successa sta roba? Ah, è vero, che scemo. Avevo detto che dovevo aspettare il pacco, però pensavo arrivasse ieri. Geta radio comandato. Speriamo che siano buoni. Oh, sei tornato. È probabile che la prossima operazione sia di domenica. Abbiamo 4 giorni per prepararci. Sfruttiamoli. A proposito, la settimana scorsa ho iniziato un nuovo allenamento specifico per il combattimento. Ehi, non è l'unico che freme dalla voglia di combattere. Puoi contare su di me ogni momento. Apprezzo l'entusiasmo, ma non agitarti così tanto. Beh, tanto c'è solo lui che deve cucinare, quindi, onestamente, non ci perdiamo neanche la giornata. Ah no, forse era già successo che lei era qui. Tra l'altro, come si chiama il Google di questo giorno, di questo gioco? Sagaso! Allora, Fukina, siete tutti disponibili? Andiamo nel tartaro. Va bene, chiamo tutti. E la carta dell'eremita sta reagendo.
I tuoi SP massimi aumentano di 7. Ah, fantastico. L'eremita adesso è una dei must da prendere allora. Non è granché, ma sfruttare più volte adesso l'entrata nel Tartaro potrebbe diventare un'opzione. Certo, non solo per l'eremita, per carità, però. Yuko ha detto che anche lei prova lo stesso per me. Abbiamo passato dei bei momenti assieme. Oh.